Per Ducati il Monster non è solo un modello, ma potrebbe essere identificato come un vero e proprio brand a sé stante. Fine 2013 Ducati ha lanciato la nuova versione rivoluzionaria del Monster, che si chiama Monster 1200, e oggi siamo qui a Tenerife a provarne la versione 1200S. A prescindere da tutti i dati tecnici che potrete leggere sull'articolo che pubblichiamo su omnimoto.it, la novità più importante e più importante del nuovo Monster è che l'abitabilità, il comfort della moto è cresciuto, è cambiato completamente, e adesso il Monster non è più una moto individualista, una moto adatta soltanto a una persona, ma va bene anche per andare in vacanza con il passeggero. Il Monster 1200 è completamente nuovo dalla prima all'ultima vite. Il telaio è molto più corto del precedente e sfrutta il motore come elemento portante. Questa è una scelta che ha consentito a Ducati di aumentare la rigidezza a torsione addirittura del 99%. La geometria della ciclistica è cambiata, la moto è più lunga di 6 cm e il baricentro è posizionato più in basso e più indietro rispetto a prima. Il motore è il testa stretta 11 gradi, in configurazione a doppia accensione per migliorare l'erogazione ai regimi più bassi. Per renderlo ancora più trattabile e fluido nell'erogazione della coppia sono stati cambiati anche i corpi farfallati, che adesso sono forniti dalla Mikuni. Non mancano gli ormai classici ride mode Ducati, con i quali si interviene sull'erogazione della potenza, sul controllo di trazione e sull'ABS. Il Monster che proviamo noi oggi è la versione 1200S. In che cosa si diversifica dalla versione base? Essenzialmente per l'equipaggiamento ciclistico e anche per la potenza del motore, e questa è la prima volta che capita che un Monster tra base ed S ha anche una grossa differenza, in questo caso sono 10 cavalli nella potenza del motore. Equipaggiamento tecnico: 1200S ha forcella Hollings completamente regolabile con gli steli da 48 mm riportati al tin, dischi freno da 330 mm con le pinze Brembo M50 monoblocco, quindi praticamente tutto l'impianto frenante è lo stesso della 1199 Panigale. Dopodiché anche al retrotreno troviamo il monoammortizzatore Hollings completamente regolabile, e anche i cerchi sono diversi perché sono a tre razze sdoppiate ad Y e sono completamente lavorati alle macchine utensili. Basta salire in sella al nuovo Monster per accorgersi che è cambiato quasi tutto. Il manubrio è più alto e vicino al pilota, ma è soprattutto la sella a testimoniare il nuovo approccio ergonomico. La moto è molto più confortevole di prima e anche dopo una giornata di guida si scende di sella per niente affaticati. Il motore è stato molto addomesticato, ma ai regimi più bassi rimane qualche ruvidità nell'erogazione. Nell'uso sulle strade extraurbane il motore tira fuori un carattere notevole, con una disponibilità di coppia davvero esagerata, che permette di limitare tantissimo l'uso del cambio. Il terreno preferito dal Monster è il misto veloce, dove emergono una piacevole tendenza a prendere la corda in anticipo e una maneggevolezza superiore alle aspettative. Le sospensioni Hollings della versione S si meritano 10 lode per l'equilibrio tra prestazioni e comfort, con una capacità di assorbire le buche e le sconnessioni dell'asfalto che mai nessun Monster ha avuto prima. Il Monster 1200S è disponibile nella colorazione rossa che vedete qui vicino a me, oppure anche in una variante con serbatoio e codino bianchi e con il telaio in color bronzo. Il prezzo della versione S è 15.990 euro, mentre il prezzo della versione base è 13.490 euro.